Questo programma è offerto da... Dal profondo della notte che mi avvolge, nera come un pozzo da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per la mia anima invincibile. Nella feroce morsa delle circostanze non ho arretrato né gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte il mio capo è sanguinante, ma non chino. Oltre questo luogo d'ira e lacrime, incombe il solo orrore delle ombre, e ancora la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima, Nelson Mandela. Nothing but a love for soul.
Il deserto non ha misure e non ha condizioni, come la verità. Ho scoperto che la mia verità è selvaggia, è primitiva, senza misure e condizioni. Sarò sabbia del deserto, tenace ed duttile, arroventata dal sole e modellata dal vento, determinata e possibile, sempre nuova, viva e vera. Un viaggio non è mai frutto del caso. Lo spazio e il tempo di un viaggio scelgono a chi donare bellezza ed esperienza. Anch'io sono stata scelta. Sento il bisogno urgente di ripercorrere le fasi di gestazione della nuova me, che faticosamente ha visto la luce, di comprendere davvero perché sono stata scelta. E questo libro che mi è stato regalato oggi parla della scelta dell'India,
verso questa donna e di questa donna verso l'India. Ed è metafora della scelta del gospel per me e della scelta mia del gospel. Gospel è Vangelo, è parola di Dio. Gospel è gioia, gospel è preghiera, ma è anche dolore. E sappiamo che la strada per arrivare alla felicità passa attraverso il dolore. Ed essere scelti per questo è motivo di gioia. C'è felicità e felicità. Ce n'è una fuggevole e relativa, perché è legata a qualcosa fuori di noi. E ce n'è un'altra, indiscutibile e assoluta, che si trova dentro ognuno di noi. Non in un altro mondo, lontano dalla realtà di tutti i giorni, o in un'altra vita, non riservata a pochi, ma neppure facile da ottenere senza sforzi. È la chiave d'accesso a una nuova dimensione umana. Dà un altro senso al tempo e all'esistenza. Si può chiamare Dio, si può chiamare Buddha, si può chiamare Maometto, si può chiamare un libro, si può chiamare un gioiello, si può chiamare un fiore, si può chiamare in qualsiasi modo. Quella luce c'è ed è dentro ognuno di noi. Il mio si chiama Dio, però è il fatto che sia dentro di me ad aprire con le chiavi il cuore e la felicità.
C'era una volta, e c'è ancora, un'anima curiosa che vagava per gli spazi infiniti, senza trovare un amore dentro il quale tuffarsi. Stava andando alla deriva, negli abissi di un mare di noia, quando sentì pulsare qualcosa. Una luce, fatta di musica, e rimase inebetita da tanta bellezza, disse solo una parola e si tuffò dentro di te. Allora vi siete dimenticati tutto e avete incominciato a vivere, tu e la tua anima. Per sempre, felici e contenti, prometteva l'ultima riga delle favole. Invece siete finiti in gabbia e le sue sbarre le ha costruite il dolore. Non riuscite più a stare insieme neppure a staccarvi. Vi trascinate senza meta sotto il peso dell'infelicità. E nei vostri pensieri il futuro assomiglia a un deserto, dove la nostalgia prevale sul sogno e il rimpianto sulla speranza. Non ti crucciare, prima o poi e più prima che poi, sentirai in sogno una voce di flauto. Lei è la tua anima, mica un accidente. Se non te ne innamori, non amerai mai niente. Innamorarmi della mia anima è come si fa? Ti do un indizio. Ricomincia dall'inizio. E l'inizio è lì, dove c'è chi ha creato il tutto. E quindi con questo canto vogliamo dire sì, il Signore c'è, esiste davvero. Spalle, questa è una digressione, però io ci credo che è realmente con noi il Signore, e quindi questo brano io lo dedico a Luciana, che è mia moglie, perché 3 giorni fa abbiamo festeggiato i nostri 4 anni di matrimonio, e ringrazio il Signore per avermi fatto incontrare te. Thank you. Thank you.
There are some things away.
Luciana Negropont. Da tempo i miei libri si interrogano sul senso della vita, sul significato profondo dell'esistenza. In questi ultimi tempi trascorro le giornate rivedendo il mio passato, le mie esperienze, le mie conoscenze, i miei vissuti e mi accorgo che fin da piccolo ho sempre cercato e mi sono sempre chiesto il perché dell'esistenza umana. Ora sono certo, sono un cercatore. Se ben rifletto però spesso mi sono perso. E a volte ho creduto di essere un amante, ho vissuto con passione i miei amori, credendoli definitivi, ma poi qualcosa mi ha sempre riportato sul sentiero della ricerca profonda del mio esistere. Ho vissuto anche come un orfano, alla ricerca di protezione, di sicurezza, ma sempre qualcosa mi ha riportato sul sentiero della ricerca e della creatività, fuggendo la non autenticità delle persone che mi circondavano. Sono stato anche folle, con una sfrenata gioia di esistere, dotato di una grande vitalità, un guerriero che affronta con coraggio e a viso aperto i suoi nemici, soprattutto i suoi problemi, i suoi draghi. Ho guarito, ho insegnato a saper trasformare le cose negative in positive. E questo mi gratifica, ma infine riconosco di essere tuttora alla ricerca continua della verità, fuggendo l'inganno, il conformismo. Gli U2, quando hanno scritto questo pezzo, si riferivano proprio a questo, alla ricerca. Questo pezzo dice: sono passato attraverso i periodi più duri, ho tenuto la mano al demonio, ho sentito il miele di un bacio, ho scalato le montagne, sono caduto nel profondo, ma non ho mai smesso di cercare. E la ricerca è l'augurio più grande che posso fare a ciascuno di voi, perché la mia vita è alla ricerca. E il Natale ci ricorda di ricominciare, di ritornare, di ricercare, di ripartire e quindi di non fermarsi. O se è necessario di fermarsi un attimo e di ripartire.
Ditemi sì. Un posto che sicuramente conoscete, lo cantate con noi. Ok, vuoi sentire un sì da Andrea, se presente? Ok. È un gospel molto particolare. Signore, con gioia, con gioia, cantiamo sempre con gioia. Questo è così, così ci piace, con sorriso. E non vi dico il titolo, solo che non è in inglese. E questo è di un buon augurio per il Natale che arriva, veramente dal profondo del nostro cuore. Sapete che è un canto che si canta ai funerali nella Chiesa Battista? Quando i santi marciando entreranno in paradiso, anche io vorrei essere con loro, e te credo. Oltre a queste parole che sono quelle più famose della canzone, questa preghiera dice anche: un giorno ho promesso a mia madre e a mio padre, quando sono andati via, che ci saremmo rincontrati lì, ed è per questo che voglio andare insieme ai santi in paradiso, perché voglio ritrovare i miei genitori. In questo caso, in entrambe le strofe si dice: un giorno quando parlavo con mia madre che stava morendo, un giorno quando parlavo con mio padre che stava morendo. E spesso, insomma, ci capita di sentire attraverso l'educazione al Vangelo che questo non è fattibilissimo, nel senso che la morte è la risurrezione sicuramente dell'anima, e non si sa se davvero incontreremo i cari che ci hanno già lasciato. Di certo li incontreremo in un'altra forma,
E a me piace molto vivere questa dimensione spirituale della mia vita, come diceva Mario, perché se questa spiritualità cominciamo a conoscerla prima, forse il contatto con le emozioni che sono intorno a noi e con le energie che sono intorno a noi diventa puro e sacro. E quindi, siccome questo canto dice che ci andiamo marciando, io direi che è proprio il caso che lo facciamo fisicamente, così lo testiamo se questa marcia è faticosa. Quindi vi chiedo di alzarvi e di cantare e marciare insieme a noi, perché sennò, non va, seduti non va, non possiamo andare in macchina in paradiso, ci dobbiamo andare a piedi. Where I have my dear old mother, who has gone before me, for I promise the Lord I will be there.
Guarda che ci vuole un premio, eh? Mi devo ricordare i nomi di ogni medico, scherzo. Comincio. Martina Zaccaria! La più piccola. Graziana Capozza! Ivana Fondozzano! Anna Maria Gentile! Paolo Panizzi! Michele Di Gioia! Michele Fasano! Salvatore Massaluccio! E Gianmarco Mannone! Marlo Conte! Grazie a Zingarelli, Floriano Ferrante e il maestro Mario Montesuglio. Allora, noi vi saluteremo con un altro brano famoso. Quello non è proprio gospel, Jingle Bell, rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, rock. Però piace ai bambini. Piace ai bambini, è più o meno. O anche Jingle Bell, Jingle Bell. Io invece direi con Oh Happy Day. Grazie. Perché le ho detto qualcosa, perché ricordo prima dell'ultimo brano, dopo l'ultimo brano. L'ultimo brano è questo, Michele. Okay. Oh Happy Day. Anche se il canto che stiamo per fare è molto gioioso, e soprattutto perché lo è, voglio leggervi una poesia famosissima di Don Tonino. Ho visto che di là ci sono delle frasi, quindi mi sono sentita abbracciata dal fatto che avessi portato con me delle cose che ho ritrovato in giro, nella chiesa. Quindi il mio cuore ancora una volta ha avuto ragione. Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli, con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche Tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi Tuo compagno di volo. Insegnami allora a liberarmi con Te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strappare la vita, non è rosicchiare la vita. Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. E Happy Day dice proprio questo. Signore, io ho fiducia che il giorno della risurrezione sarà un giorno di grande gioia, perché sarà in quel momento che le mie preghiere, che tutto ciò che ho portato con me nel mio bagaglio saranno gratificate, tutto il mio impegno sarà stato ripagato. E quindi augurio di nascita e resurrezione. Ricordate, non fermarsi e cercare sempre di più, non fuori, ma dentro di noi, perché è lì dentro che il Signore ha posto, in un baule bello nascosto, tante cose belle. Basta cercarlo, aprirlo, guardarci bene dentro e tutto diventa molto più facile. Poi, quando finiamo, se puta caso volete il bis, che sia chiaro che volete il bis, deve essere chiaro: o non battere più le mani, così ce l'abbiamo, o se lo volete dovete batterle forte, perché per noi è il momento più drammatico di questo. Non sappiamo se andiamo. E comunque l'abbiamo preparato il bis, non so se è chiaro. Non si può. Questo lo facciamo in una versione molto soft, morbida, lenta. Non è un balletto. No. Non è un balletto. Grazie.
piaciuto alla grande. Io intanto voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo anche ascoltato uno per uno, sì, giusto per capire, ecco, anche il loro valore, il loro talento. Complimenti a tutti i ragazzi, complimenti a Luciano, veramente un dono per quanto riguarda la sua vocalità, un'estensione incredibile. Complimenti al maestro, perché a Mario, sì, Mario il maestro, perché come dicevo prima, quello che era il professionista. Sentivo il coro della Cappella Sistina il giorno prima che si preparava già per